Benvenuti in una nuova puntata di Facciamo Finta che è oggi una puntata molto particolare perché ce l'avete richiesta in tanti e noi giustamente vogliamo andare a unire i puntini. Per unire i puntini dobbiamo andare a vagliare tutte le tesi, dobbiamo andare anche a dare spazio a tutti gli studi sugli argomenti. Molti mi hanno scritto anche su Telegram perché quest'oggi parliamo di Antico Testamento e lo faremo con delle tesi particolari che però è giusto dare spazio, perché intanto vi voglio presentare subito Alessandro De Angelis. Intanto benvenuto. Grazie, grazie per avermi ospitato e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, buongiorno a te, anche perché vorrei che tu ci spiegassi da subito come sei arrivato a quello di cui ci racconterai quest'oggi e tutti gli studi che ci sono dietro, perché c'è un gran lavoro dietro. È un lavoro quasi ventennale, un lavoro poi che ripresi da i miei corsi universitari, dove affrontai la tematica delle nascite delle religioni legandola alle grandi catastrofi naturali che ciclicamente avvengono sul nostro pianeta, in primis esplosioni di supervulcani o che hanno portato più di un'occasione l'intera umanità sull'orlo dell'estinzione, o cadute di asteroidi e o comete. La nostra ricerca si è avvalsa, una ricerca interdisciplinare, di comparazione tra testi sumeri, accadici, babilonesi, egizi, eccetera, con la Bibbia, ed era un vero puzzle gigantesco da ricostruire, supportata da prove archeologiche, etimologiche, linguistiche e aprogruppi. Con gli aprogruppi si riesce a vedere le varie migrazioni che ci sono state dei popoli attraverso il cromosoma Y che si trasmette da padre in figlio. E sono partito praticamente nell'Antico Testamento dal mito del diluvio universale, un mito che molti hanno legato a un evento accaduto 12.900 anni fa, quando ci fu la caduta di un altro asteroide o cometa. Me ne occupai addirittura nel 2007, quando furono fatti studi, furono trovate tracce di losnanite, ovvero nanodiamanti a struttura ridicolo esagonale che si formano dopo l'impatto di asteroidi che causano poi grandi, altissime temperature e pressioni, e quindi hanno dato luogo a questa formazione di questi nanodiamanti che sono stati ritrovati dalla Groenlandia fino ai Pirenei, in Francia. Ma 12.900 anni fa non c'era ancora traccia di scrittura ed era impossibile che un evento del genere potesse essere trasmesso per via orale, considerare che già dopo un centinaio di anni si va incontro a deformazioni dei racconti trasmessi come tradizione oralmente. E un altro evento, quindi sono partito con l'esclusione di quell'evento lì. Un altro evento invece c'è stato 6000, nel 6000 a.C., quando un enorme ghiacciaio si staccò dalla Laurentides dal Canada e lo scioglimento di questo ghiacciaio determinò l'aumento del livello dei mari, tanto che le acque tracimarono attraverso lo stretto dei Dardanelli, dando origine poi al Mar Nero, e lì sono state ritrovate sotto l'acqua tracce di piccoli villaggi rudimentali che vivevano. Considerate che il 90% della popolazione viveva sempre sulle rive dei mari o dei fiumi, sul delta dei fiumi, proprio perché il cibo a disposizione attraverso il pesce era e poi attraverso le esondazioni dei fiumi, quindi che portavano limo, eccetera, permettevano la nascita di agricoltura attraverso il pesce, davano più sostentamento a livello alimentare agli uomini. E quindi molti ricercatori hanno pensato anche che fosse stato quello l'evento che determinò la nascita del diluvio universale, ma anche in quel periodo non avevamo ancora le tracce di scritture, quindi
non sarebbero potute arrivare fino a noi quei miti, il mito del diluvio universale, ritrovato in oltre 80 paesi, un po' in tutto il mondo. E quando andrai su questo mito del diluvio universale, le analogie che abbiamo con scritti acarici babilonesi come l'Atrasis, il Gilgamesh del XIII secolo avanti Cristo, con il racconto biblico scritto 5 secoli circa dopo, le analogie sovrapponibili erano qualcosa di pazzesco, e quindi non è che sono stato l'unico io, molti studiosi oltre a me hanno ipotizzato il fatto che il Ziusudra o Upnapstin dell'Atrasis o del Gilgamesh e il Noè della Bibbia fossero lo stesso personaggio, perché si parla dello stesso evento, della colomba che esce. Le analogie erano così grandi che non, a livello statistico non poteva essere frutto di una casualità. Ebbene, quel Ziusudra nei testi sumeri era il decimo re della lista reale sumerica, quindi era un re sumero, e iniziai a rapportare poi questi re sumeri, i primi re sumeri, con i personaggi della Bibbia. Ma abbiamo detto che le prime forme di scrittura compariranno dove? Abbiamo ben 231 geroglifici, pittogrammi, scusate, non geroglifici, trovati nella cultura vincia, nelle tavolette di Tartaria, e attraverso l'analisi di quei pittogrammi ritrovai quei pittogrammi nell'Elam. L'Elam è dove si trova il Golfo Persico, ci sono i Monti Zagros, una catena montuosa lunga circa 1200 km che va dal Mar Nero e scende fino alla fine estrema dell'Iran. Ed erano dei simboli molto particolari, come un portabraciere, talmente particolari che non poteva essere un caso ritrovarli dalla cosiddetta cultura della vecchia Europa, la cultura di Già, fino alle tavolette pre-elamitiche, che era un proto-sumerico. Da lì poi avremo l'evoluzione della lingua sumera, e quei pittogrammi li ritrovai poi anche in Egitto. Ora, che cosa successe in quel periodo? Noi abbiamo avuto un popolo indoeuropeo di cui noi siamo discendenti, ovvero i Kurgan. L'altro ci hanno fatto pure il film, no? Con Highlander, dove Kurgan viene ucciso. Questo popolo indoeuropeo distrusse le società libere neogilaniche della vecchia Europa. Queste società erano società egualitarie, che vivevano senza religioni, senza guerre, e dove tutto quello che veniva dal frutto del lavoro, quindi della raccolta, della caccia, o delle donne che mettevano il loro lavoro a disposizione nell'educazione dei figli, nel cesellaggio, in altre forme, e queste società egualitarie, dicevo, avevano un governatore, case già a due piani con bagni interni, anche se costruite con mattoni di terracotta. Lo stesso governatore aveva una casa con la stessa cubatura dei suoi concittadini, quindi erano egualitari, il frutto del lavoro veniva distribuito in maniera equanime all'interno della collettività. I Kurgan attaccarono queste società neogilaniche, le distrussero, uccisero donne, bambini, spalcandogli il cranio. Usavano delle armi molto particolari, asce o mazze in pietra. Vennero a contatto, però, una parte di questi Kurgan, evidentemente rimasero a contatto per un certo periodo con queste società della vecchia Europa, tanto che lì appresero le prime forme della metallurgia. E nei testi delle Lamentazioni sumere, che pochissimi conoscono, si parla proprio delle prime armi in rame costruiti da questi personaggi. Appresero le prime forme, quindi pittografiche,
da quella cultura e le elaborarono nelle prime forme di scrittura. E la seconda ondata di invasione ci fu intorno al 3500 avanti Cristo, dopodiché nel intorno al 3000, anzi diamo la data precisa, il 29 giugno 3123 avanti Cristo, come se eravamo arrivati alla datazione di tutto questo, lo potete trovare nel libro Lucifero, adesso mai l'ho tradito dal Signore, sono i preistorici antropologici, quindi non si parla di religione. E dicevo, ci fu un evento molto particolare, la caduta di una cometa, che è stata analizzata da un team di scienziati, perché sono stati ritrovati dei Charon, ovvero delle colline formate dai sedimenti di terreno sollevato dal fondale oceanico, dove questa cometa impattò nell'Oceano Indiano, e quindi analizzando le coordinate di questi Charon nel Madagascar in Australia, si è riusciti grosso modo a localizzare dove doveva essere avvenuto questo impatto. Infatti lì è stato trovato un cratere largo 30 km. Quindi stiamo parlando di un evento catastrofico, e in quel periodo già c'erano le prime forme di scrittura, un evento catastrofico che sollevò onde di tsunami alte oltre 200 metri, che arrivarono addirittura all'interno del Golfo Persico, e da lì, il Corano ci parla di onde alte come montagne, passarono poi attraverso il Tigri, l'Eufrate, nell'entroterra. Bene, Zio Sudra, il Noè della Bibbia, era re a Shurpak. Questi sumeri avevano creato varie città-stato dove ognuno di loro governava contemporaneamente in ognuna di queste città-stato. Usavano delle chiatte, quindi delle grandi imbarcazioni per i trasporti marittimo-commerciali lungo l'Eufrate. Zio Sudra si salvò con la sua chiatta e la sua famiglia, venne trasportato molto più a nord, e poi sappiamo tutto il mito del diluvio universale di Noè, dell'imbarcazione che dovrebbe essere arrivata fino a Monte Ararat, eccetera eccetera. Dicevo, in questi testi sono un vero e proprio cronovisore di questo evento catastrofico che è accaduto 5.000 anni fa, e mi sono chiesto come è stato possibile che i sumerologi non si siano accorti che i testi delle elementazioni parlavano proprio di quell'evento, perché la descrizione non lascia adito a nessun dubbio, ma anzi ci raccontano che la civiltà di Sumer fu distrutta dai Gutei e dai guerrieri dell'Elam che scesero. Quei guerrieri scesero perché gli alberi, le foreste dei Monti Zagros vennero completamente sradicati. Avete visto l'evento di Tunguska, no? Abbiamo ancora tutti gli alberi, quello che è successo, appiattiti, bruciati da quell'evento catastrofico. Qui parliamo di un evento molto superiore, quindi la coda di questa cometa passò evidentemente tra la valle dell'Indo e la terra di Sumer, distruggendo tutto quello che c'era al suo passaggio. Dopodiché la cometa cadde nell'Oceano Indiano, si sollevarono onde alte oltre 200 metri e continuò questa distruzione. Si parla addirittura degli uccelli che non riuscivano a volare per i fortissimi venti che si sprigionarono, uomini e donne che non potevano occuparsi neanche dei loro figli, che gridavano di andare in loro soccorso, ognuno cercava di salvare se stesso. Corpi liquefatti dalle altissime temperature che si sprigionavano, le acque che erano diventate avvelenate, il terreno che era diventato sterile e non produceva più cibo, le intere città distrutte, rimasero solamente le fondamenta, ma compresa la reggia di questi re sumeri come Enlil, come Nanna, che regnavano in queste città stato. E questo se ne parla proprio in questi testi delle lamentazioni. Quindi mi sono chiesto, dico, ma questi non sono sumerologi, sono somarologi, per dire che sono stati i guerrieri dell'Elam e i Gutei a distruggere la terra di Sumer, oppure non ci hanno raccontato la verità, hanno voluto occultare
perché guardate ragazzi, è qualcosa di chiarissimo quei testi in merito a quello che è successo, tranne tanto che l'unico che ha ipotizzato qui deve essere successo qualcosa di gigantesco, una grossa catastrofe, è stato il più grande sumerologo Jacobsen, che disse questa frase, ma poi si fermò lì. Nessuno è andato ad analizzare che cosa successe realmente dal punto di vista scientifico, e soprattutto, ecco, noi abbiamo rapportato poi questo con l'evento catastrofico dovuto alla caduta di questa cometa. Bene, quando successe questo evento, c'era stata una lotta, siamo riusciti a ricostruire un po' tutto quanto quello che successe con l'Antico Testamento, tra due fazioni di questi personaggi sumeri. Il capostipite era Anu. Innanzitutto il termine Anunna vuol dire progenie o semenza dei principi. Il termine chi in sumero non esiste, compare in accadico, ma quel chi poi tra l'altro è riferito non alla terra come pianeta, ma alla terra come terra al suolo, ok? Perché poi ci sono state molta disinformazione per far vedere che questi personaggi erano degli extraterrestri. Così non è, erano personaggi normali, tanto che usavano mazze di pietra, lo potete leggere proprio attraverso quei testi, come Ninurta e tutti questi personaggi combattevano con asce di pietra. Adesso immaginiamoci questi alieni che vengono da un altro pianeta, dopodiché vengono a fare battaglie con mazze di pietra. Ci fu una guerra tra questi personaggi. Perché? Perché il capostipite di questi personaggi, Anu, decise di dare la regalità e la successione di questa, della sua regalità, non al primogenito che era Enki, ma al primo figlio che era nato dalla sua unione con la sorella, mentre Enki era nato dall'unione di Anu con una sua concubina, Nammu. Questo abbiamo ricostruito, adesso è impossibile qui ricostruire 1000 pagine di documentazioni, possiamo dare le prove di quello che è successo, perché le comparazioni che abbiamo dovuto fare per ricostruire la storia sono tantissime. Che cosa successe? Che Enki uccise il padre Anu. E rapportando poi le Numa Elish con altri testi, siamo riusciti a ricostruire quello che successe. Nammu si alleò con Kingu ed era probabilmente un fratello di Enki. La regalità veniva data attraverso non una corona, ma delle tavole chiamate tavole dei destini. Secondo questi personaggi, queste tavole avevano il potere di divinizzare passato, presente e futuro, il potere di far vincere le guerre e il potere, e davano la regalità. Erano come la corona. Quindi Nammu cosa fece? Diede le tavole dei destini a Kingu, formò un esercito. A questo punto Enki si mise paura, convocò un'assemblea di questi personaggi, e l'unico che si fece avanti fu Marduk, che altri non era che l'Adamo della Bibbia. Marduk è il nome babilonese di questo di Adamo nella Bibbia, demonizzato nel tardo cristianesimo come Lucifero. Lo ritroviamo come primo re della lista reale sumerica con Alulim, o primo uomo a venire, come traduzione. Lui si fece avanti e disse: bene, formo io un esercito per contrastare l'esercito di Nammu e Kingu, ma in caso di vittoria voglio la regalità. Regalità che sarebbe dovuta andare ad Elil, che era il figlio nato proprio da Anu e dalla sorella Antu. Marduk riuscì a vincere questa battaglia. Alla fine uccise Kingu, miscò il sangue
con l'argilla, e da qui nacque l'Adam o l'Ataba, ci raccontano questi scritti. A quel punto il caro Elil, che altri non è, Enna vuol dire signore, il vento, che altri non è che il signore della Genesi, che separò le acque dalla terra, Enlil separò il chi, la terra, dal cielo, Anna. A questo punto attaccò Marduk. Ci fu quello che è, che troviamo poi nei retaggi ancestrali di questi racconti, la famosa battaglia tra il Signore e gli arcangeli, tutti e quattro identificati gli arcangeli, i vari Ishkur, Neurta, Nanna e un figlio di Nanna, Utu, che ci ritroviamo nei quattro più famosi arcangeli, Gabriele, Uriel, Michael, e contro Lucifero e gli angeli ribelli, ovvero Adamo e i suoi guerrieri. Elil era rimasto a guardare che la fine della battaglia che ci fu quindi tra Adamo e Lucifero contro Marduk, contro King, l'esercito di Kingo e Nammu, quando si esce da uno scontro di una guerra, in ogni caso l'esercito di Adamo e Lucifero era comunque uscito sì fuori vittorioso, ma con grosse perdite, e quello fu il momento buono con cui Elil decise poi di attaccare Adamo. Questi personaggi si rifugiarono sul monte Hermon, lì abbiamo ricostruito poi tutta la storia con tutti gli altri personaggi che hanno interagito, come Caino, figlio di Adamo, dove è stato ritrovato poi in una tavoletta sumera questo personaggio. E quando si rifugiarono, dovettero fuggire, si accoppiarono, ce lo dice sempre la Bibbia, con donne che non avevano il loro stesso sangue reale. Non solo, ma trasmisero a loro la conoscenza dell'arte della metallurgia, le tecniche costruttive, eccetera, eccetera, e questo fu, diciamo, il capo di imputazione che venne dato poi a Adamo, per cui fu demonizzato. E in questo libro noi siamo riusciti a ricostruire tutto quello che è successo, cioè la cattura di Lucifero attraverso antichi testi, il motivo, l'imputazione che gli fu data nel processo, dove fu catturato e come fu poi infine liberato. Quindi praticamente a distanza di 5.000 anni siamo riusciti a ricostruire l'identità di tutti i personaggi: Adamo, Eva, Caino, Elil, gli arcangeli, gli angeli ribelli. Abbiamo usato il testo, il più antico testo di Enoch, il testo amarico, dove si parla poi del rapimento di Enoch, che verrà portato nei monti Zagros. Enoch, abbiamo dato prova che era il fratello di Noè ed erano figli di Caino, quindi erano cainiti, tant'è che poi nelle genealogie noi abbiamo proprio come da Noè, Sem, Arpaxad, poi Cainam, Sela, Eber, che sposerà Azura, figlia di Nimrod, e da qui abbiamo Peleg e poi Cain. Questo Cain sbarcò addirittura nel Lazio, e qui nel Lazio abbiamo ritrovato mura ciclopiche, ma proprio nella zona dove sono io qui a Tivoli, Rocca Can Terano, che proviene da questo personaggio, le asce Kurgan, che sono al Museo Pigorini a Roma. Quindi questi personaggi poi, i discendenti di questi personaggi, sbarcarono addirittura in Italia, e noi siamo loro discendenti. Altro esempio, un altro dei figli di Noè, che dopo che ci fu questa guerra, cadde questa cometa e si salvarono i figli
di Noè, noi abbiamo Cam, Sem e Jafet che diedero, fecero ripartire poi la civiltà. Bene, Jafet, figlio di Noè, ebbe un figlio, Gomer, e il figlio Askenaz, ce lo dice Tito Flavio Giuseppe, sbarcò addirittura a Reggio Calabria, da lì nacque il popolo dei Virgini. Quindi noi siamo comunque discendenti di questi grandi costruttori che fecero ripartire poi la civiltà in tutto il pianeta. Un altro dei figli di questi personaggi, adesso allungheremo troppo la storia per parlare di quello che è successo in quella guerra, come Caino poi Abele, il fratello di Caino, non fu ucciso da Caino, ma fu ucciso da suo zio Elil, perché lì portavano dei tributi al re questi personaggi. Andiamo invece avanti nella storia. In questa tardi troverete, approfondirete chi vuole tutto nella tetralogia dei libri Codex Yahweh. Uno di questi personaggi, dicevo, Cam, andò in Egitto. Cam, Am, Amon. Fu deificato come il dio Amon in Egitto, questo figlio di Noè. Ed era il famoso re scorpione, raffigurato con la mazza Kurgan in pietra. E Cam ebbe in particolare due figli importanti. Uno era Mizraim, deificato come Osiride, ce lo ritroviamo come il primo faraone egizio, il faraone Narmer, che unificò Alto e Basso Egitto. L'altro era Kush, deificato invece come Set. Anche Narmer, nella tavoletta di Narmer, raffigurato con la ascia Kurgan in mano, tipica proprio di questi guerrieri. Si erano organizzati militarmente e dove andavano riuscivano a conquistare, ma poi stiamo parlando di un dopo catastrofe dove il 60-70% dell'umanità fu spazzato via da questa enorme catastrofe, riuscivano a prendere il controllo del territorio che occupavano e quindi assoggettavano subito i pastori, i popoli di queste zone che invadevano. Bene, Plutarco ci racconta del fatto che ci fu poi la battaglia tra Osiride, ovvero Mizraim, e Mizraim, Mizraim vuol dire Egitto, dimostrazione del fatto che questi personaggi, quando conquistavano delle terre, davano a quelle terre che conquistavano il loro nome. Si scontrò con suo fratello Kush, deificato come Set, perché ci dice Plutarco che si ubriacò ed ebbe una relazione con la moglie di Set. Attenzione, stiamo parlando di quattro figli, perché per le leggi poi che aveva dato proprio Anno, questi continuavano a fare matrimoni incestuosi tra fratelli e sorelle. Quindi Mizraim sposò Iside, Osiride Iside, Kush, deificato come Set, sposò Nefti. Set uccise Osiride e a questo punto il figlio di Osiride, di Iside, Horus, entrò in guerra con suo zio Set. Ma anche in questo caso Horus che cosa fece? Ebbe relazione di adulterio anche lui con Nefti, con la zia. Quindi la cara Nefti, dopo che tradì suo marito Kush, deificato come Set, con Osiride, lo tradì anche col suo nipote. La battaglia, si parla della battaglia dove poi Horus strappò un testicolo a Set, l'occhio ad Horus, eccetera, eccetera. Alla fine si riunirono i parenti di questi personaggi e decisero di dare la regalità ad Horus. A questo punto Kush, edificato come Set, con Nefti, che in Mesopotamia diventerà la famosa regina Semiramide, furono costretti a tornare in Mesopotamia. Dalla relazione di adulterio che ci fu tra Mizraim o Osiride e Nefti, nacque il dio della morte egizio Anubi.
tutti questi personaggi, poi raccontiamo quello che è successo perché arriviamo poi al famoso Yahweh, che è il dio degli ebrei. Dopo che ci fu questa grande catastrofe, vennero sincretizzati su questi personaggi gli effetti catastrofici che si generarono dopo la caduta di questa cometa, ad esempio il fortissimo vento che si generavano attraverso le onde d'urto all'esplosione di queste grosse frammenti della cometa a contatto con l'atmosfera. Enlil vuol dire signore del vento. Quando poi si schiarì il cielo, perché in questi testi delle lamentazioni si dice addirittura che il sole era diventato, non dava più, non aveva più la sua brillantezza e la sua luce era diventata fievole, quasi da non vedersi più, piccola come una stella. Da lì abbiamo il mito del famoso sole nero o della luna nera, che ci ritroviamo poi anche nella simbologia esoterica nazista. Quindi questi personaggi poi furono e subirono un processo di epemerizzazione, ovvero divinizzazione e deificazione, e da Horus nacquero poi i sacerdoti, gli Shemsu Hor, i primi sacerdoti che facevano venerare al popolo i loro antenati, che donavano loro offerte. Attraverso la deificazione di questi personaggi iniziarono poi a controllare tutti i popoli della terra. Non solo, il secondo strumento che usarono fu quello dell'usura o del prestito. Avevano capito che attraverso il prestito creavano poi una rarefazione monetaria ai contadini a cui davano i prestiti per seminare i campi. Non si facevano restituire l'intero prestito per tenerli sempre sotto il loro gioco. Quindi l'usura e la nascita delle religioni furono i primi due strumenti per prendere il controllo dell'intera umanità. Dopodiché questi personaggi si scontrarono ieri come oggi, 5.000 anni, per le loro guerre di potere, facendo versare il sangue di tutti i popoli. Abbiamo detto che Kush o Set con Anubi, che diventerà il dio della morte, dio della morte egizio, diventerà Mot in Mesopotamia, il dio della morte. Nefti, che diventerà Semiramide, e i suoi figli furono costretti quindi a tornare in Mesopotamia, e lì ce lo ritroviamo come il 13° re della lista reale di Kish o Kush, stessa radice etimologica, il caro Set. Diventerà El, Ilu, Allah, il dio dell'Islam. Ebbene, aveva tra i suoi figli, tra i suoi sei figli, i due più importanti furono Nimrod, ce lo ritroviamo nella Bibbia come colui che costruì la torre di Babele, ma tra l'altro fu la prima struttura costruita in questo modo, e fu deificato in Mesopotamia come Baal Adad, Adon, Adonai, Aton. Rientrerà in Egitto con il faraone Amenofi III come il dio Aton attraverso i patriarchi biblici, ne parleremo dopo. Yahweh era l'ultimo figlio, era deificato come Yam o Yav. L'intercambiabilità è stata dimostrata di questo nome. In Egitto rientrerà come Yah, il dio lunare, mentre Baal era il dio sole. Quindi vedete come poi venivano sincretizzati poi i due astri più importanti che scomparvero quando cadde questa cometa: la luna che non si vedeva più nel cielo, il sole che non si vedeva più, tanto che Noè sacrificò il montone Zeusudra ad Utu, il figlio di Nanna. Utu era il sole per i sumeri. Furono affiancati astri simbologicamente a ognuno di questi personaggi. Bene, dicevo che Yahweh
distrusse la torre di Babele, quindi ci fu una battaglia tra Yahweh o Yam e Nimrod o Baal. Che cosa successe in questa battaglia? Innanzitutto, la cara Semiramide o Nefti, dopo aver tradito suo marito Ush Oset con Osiride e poi con suo figlio, con il figlio di Osiride, Horus, sposò il suo primo figlio Nimrod o Baal-Hadad e poi sposò anche Yahweh. Aveva probabilmente paura che Yahweh potesse vincere questa battaglia con Baal e per assicurarsi di continuare a regnare e di rimanere regina decise di sposare anche Yahweh. Ci fu la battaglia tra Nimrod o Baal e Yahweh o Yam o Avila. Ricordate quando vi ho detto questi personaggi davano il loro nome alle terre che conquistavano? Bene, Mizraim vuol dire Mizre, Egitto, dietro quella terra, Egitto, fu chiamata così proprio perché conquistata da Mizraim o il faraone Narmer. Canaan diede origine, figlio di Cam, figlio di Noè, alla terra di Canaan. La terra di Yahweh era la terra di Avila. Bene, Avila era, ce ne ritroviamo nella Bibbia, il figlio di Cush, che era il nipote di Noè, ragazzi, figlio di Cam e figlio di Noè. Ci fu la battaglia tra questi due personaggi e Baal o Nimrod, avete la descrizione nel libro, per la prima volta abbiamo identificato con documenti chi era l'identità di Yahweh e quindi non era un alieno e non vedo perché non si debba parlare di queste scoperte storiche, ragazzi, perché sono 15 anni che ci rompono i coglioni, ma anche di più, con questo Dio alieno della Bibbia. No, era Avila, lo abbiamo identificato con prove stratosferiche, venissero a confronto per confutarcele, no, invece no, fanno tutti congiura del silenzio. Baal-Hadad uccise Yahweh, c'è la descrizione di tutto quello che avvenne e addirittura come lo uccise. Dopodiché Anubi, che in Mesopotamia diventerà Mot, uccise a sua volta Baal. Ma Semiramide, ovvero la regina egizia Nefti, era rimasta incinta di Yahweh e partorì il suo figlio Tammuz. Quando nacque Tammuz, disse che era il dio sole Baal che era risorto. Ragazzi, abbiamo la Trinità, figlio, padre, Semiramide, la figura femminile che poi rappresenterà nella Trinità lo Spirito Santo. E questo sincretismo fu poi sincretizzato sull'ultimo dei Kurgan che furono deificati, ovvero su Gesù. E attenzione, perché poi ne parleremo in un'altra puntata, questa Re dei Re, adesso è uscito il secondo volume, proprio in questi giorni, tre giorni fa, il Zosia, dove dimostriamo chi era questo personaggio, Gesù, come si salvò dalla crocifissione e come quel sincretismo di Tammuz che risorge nel Dio Padre Baal verrà sincretizzato su di lui al fine di deificarlo, tant'è che il cristianesimo è una religione essenzialmente solare e Baal era il dio sole. Tammuz era raffigurato con una T, la T di Tammuz, che veniva ancora pianto dalle donne in Israele in quel periodo. Bene, se sopra l'attivo mettete il sole, perché Tammuz risorgerà nel padre, nel dio sole Baal, il sole era rappresentato con un cerchio. Se noi uniamo al cerchio la T, abbiamo l'Ankh egizio. Quindi, ragazzi cari, Baal diventerà poi il dio dei cristiani perché rientrerà, questo magari non so se mi sto allungando troppo, ne possiamo parlare in un'altra puntata perché è interessantissimo tutta questa parte poi dei patriarchi biblici, no?
io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Chi era questo Dio? Altri non era che Baal o Baal Adad Adon, che rientrerà in Egitto come Aton. Tant'è che Amenofi III, abbiamo dimostrato, era il figlio del patriarca biblico Giuseppe, e quando costruì il tempio a Soreb, costruì quel tempio dedicato a Baal, ad Aton. Aton era il sole, come Baal, esattamente. E lì abbiamo per la prima volta ritrovato la scrittura che cita Yahweh della terra degli Shasu, ma era un dio minore, tant'è che perse la guerra contro Baal. Con il re Giosia poi, perché andando avanti in questo racconto, Amenofi III ebbe due figli. Uno era Akhenaton, colui che impose l'enoteismo, mettendo enoteismo è differente da monoteismo, perché vuol dire mettere, dare più importanza rispetto a tutti gli altri dei, e quindi diede più importanza ad Aton rispetto a tutti gli altri dei, torse il potere ai sacerdoti amarniani e diventò lui stesso, con sua moglie Nefertiti, sacerdoti che onoravano il sole o Aton. Ma ovviamente di che cosa parliamo? Di un accentramento di potere. In questo caso i sacerdoti non traevano più il 10% delle offerte che intascava direttamente Akhenaton. Bene, sempre su questo libro troverete la scoperta dell'identificazione per la prima volta di Mosè. E queste sono state portate anche, questi studi poi inizialmente li feci anche con lo storico Andrea Di Leonardo davanti a professori, e non hanno avuto niente da ridire, perché presi in mano le scritture di Tito Flavio e Giuseppe iniziai a analizzare chi era questo, tutta la storia di Mosè di cui raccontava Flavio e Giuseppe, ed andando a vedere tutti i viceré d'Egitto sotto Akhenaton, il fratello era Tutmosi V de Iure, ed era il famoso Mosè. Perché? Perché Mosè combatté nel 12° anno del regno di Akhenaton una battaglia per reprimere i nubiani, e lo stesso successe con Tutmosi V, il fratello di Akhenaton. E quindi abbiamo svelato tutta la relazione poi che ci fu di adulterio, e come Mosè fosse fratellastro di Akhenaton, entrambi figli del faraone Amenhotep III, che fu il primo a costruire il tempio ad Aton. Mosè poi perse la guerra contro il faraone, fu espulso, e guardate che i primi re, Salomone, Saul, re Davide, adoravano Baal, così come Mosè adorava Baal, non Yahweh, che era un dio minore. Fu con Giosia nel 629 avanti Cristo che ci fu il passaggio al monoteismo sulla figura di Yahweh o di Avila, uccise tutti i sacerdoti che adoravano il culto di Baal. Stiamo parlando sempre di lotte, di guerre, di potere. Dopodiché, da lì in poi, verrà adorato il Dio Yahweh dagli ebrei, grazie alla forza. Ma Gesù, che era un sommo sacerdote, discendente di Gesù, che ve lo trovate in Neemia, capitolo 12, verrà poi liberato dal re Ciro il Grande nel 537 a.C., e da questo Gesù, padre di Gioacchino, arriviamo fino agli Oniadi, abbiamo dato poi, visto come erano discendenti da questi personaggi, addirittura Erode il Grande, Gesù, sua madre Maria Boeto e Giuseppe, cugino di Erode il Grande. Questi personaggi sapevano benissimo, perché era successo poco tempo prima della loro deportazione a Babilonia da parte di Nabucodonosor, che il dio principale era Baal e non Yahweh.
Tant'è che Gesù riportò poi in auge proprio il culto di Baal, il culto solare di Baal. E gli ebrei, per chi conosce bene i Vangeli, lo accusarono di essere adoratore di Beelzebù, signore delle mosche, che altri non era che Baal Adad. Quindi è un ritorno al sole, e quell'ostia che danno ai cristiani altri non è che quel disco solare che quando il prete alza dovete abbassare lo sguardo, perché se voi guardate il sole vi reca danni permanenti alla retina rendendovi ciechi. Quindi ci ritroviamo con Yahweh, Yah, un dio lunare, Baal, il dio dei cristiani, un dio solare, e poi col padre di questi due personaggi, quindi Avila e Nimrod, che era Cush, che diventerà Allah, il dio dell'Islam. Cari signori, le religioni e l'usura sono stati i due strumenti con cui questi Kurgan hanno sottomesso l'intera umanità. Però attenzione, perché io ho detto e dato prove attraverso la scrittura, l'etimologia, che questi personaggi erano i nostri antenati. Quindi io ho detto che noi ci prendiamo la parte buona di questi personaggi, tutto quello che hanno fatto. Guardate qui, ragazzi, su questo libro vi faccio vedere tutte le analogie della scrittura fino all'Etrusco, dalle tavolette di Tartaria, come poi si siano evolute nel prelamitico, nei geroglifici, eccetera, eccetera, e come poi quei simboli siano arrivati fino ad oggi a noi per dare origine alle prime forme di scrittura. Fenicio, greco, romano, etrusco e vincia hanno gli stessi simboli. Qui abbiamo portato tutto. Bene. Ti fermo un attimo qui. Ci fermiamo un attimo qui perché siamo in fase finale e volevo giusto fare qualche precisazione, nel senso che quando ci siamo sentiti tu mi hai proprio raccontato di una difficoltà nel divulgare questi tuoi studi, e poi tu giustamente parli al plurale, quindi quindi vorrei che poi tu ci spiegassi un pochettino anche questi studi anche di gruppo usando il plurale da dove arrivano. Io voglio fare solo una precisazione, nel senso che io lo dico sempre, si fa fatica a capire quello che accade oggi fuori dalla nostra porta, quindi non si sta capendo il presente. Figuratevi quanto può essere difficoltoso andare a capire, ricostruire il passato anche lontano, ed è un passato in cui comunque in molti stanno cercando di non farlo venire fuori per tanti motivi di cui abbiamo parlato. Abbiamo fatto anche questa ricostruzione insieme, io non ti ho mai interrotto proprio perché era molto dettagliata nel ricostruire i nomi. Io sono sicuro che chi segue il nostro canale abbia la cultura e un'infarinatura per riuscire a stare dietro anche a tutta una serie di nomi che tu hai raccontato, che da neofiti possono essere veramente difficili, perché se lo si sente per la prima volta ci si perde quasi subito, ma io so che le persone hanno già sentito parlare. Io dico sempre, nell'unire i puntini e molte versioni sembrano contrastanti, possono differire su alcuni punti, ma il sentire un po' tutti, quindi dare un'ora un po' a tutte le teorie, a tutti gli studi, può servire a tutti, perché non bisogna precludersi o dire io ho capito questo, allora mi fisso su questa teoria e vado contro le altre teorie, perché fare informazione alternativa è proprio, non bisogna cadere nell'errore dell'informazione accademica, dogmatica, classica, quindi bisogna tenere la mente aperta anche al punto che magari dopo tanti anni di studi una nuova rivelazione possa mettere in dubbio anche quanto abbiamo fatto prima. Quindi mi raccomando, chi si approccia a queste tematiche, non fate l'errore degli archeologi che andavano a distruggere quello che non gli piaceva, trovavano un qualcosa, non riuscivano a spiegarlo, lo distruggevano per non rimettere in discussione tutto e capire che hanno buttato anni e anni in teorie che magari erano sbagliate, vere in parte, strumentalizzate, non lo sappiamo, ma l'argomento Kurgan divide veramente tanti. Poi lo hai raccontato prima, questi haplogruppi, quindi il sangue che porta anche alcune differenze, alcuni studi su cui si possono fare. Io quindi, questo è un po' un appello finale a chi ha seguito tutto il discorso fino a qui, perché
anche se ci sono alcune differenze con grandi relatori al momento molto famosi, non capisco questa tua difficoltà nel portare queste tue teorie, perché poi hai fatto vedere tanti libri, hai fatto vedere tanti studi, quindi sicuramente è frutto di tanto tanto tempo, tanta passione, tanta dedizione. Può essere tutto giusto, può essere giusto in parte, un domani verrà riconosciuto che è diversamente ancora. Chi se ne frega? Intanto nella ricerca, come si dice un po', la vera destinazione è il viaggio stesso. Intanto ci stiamo un po' discostando da quella che è la realtà classica, da quella che è la versione unica, accademica, dogmatica di questi signori che pensano di poter possedere la cultura e la verità storica solo loro. Intanto cominciamo a raccontare che i libri di storia vanno riscritti, e su quello sono tutti d'accordo, ecco. Però l'approccio è proprio quello, l'approccio di dire nel facciamo finta, io mi approccio con la mente aperta, ho sentito 100 nozioni, quante ne voglio fare mie? Una, 50, 100, tutte, nessuna, ecco. In più sono spunti di riflessione, di ricerca in più che noi diamo alle persone, perché vogliamo ricordare che il compito degli uomini di cultura è quello di seminare dubbi, non bisogna avere fretta di raccogliere certezze e verità, ecco. E vorrei che tu ci raccontassi di questa difficoltà che hai avuto nell'esporre i tuoi studi. Guarda, tutto è cominciato nel 2014, io facevo televisione, radio, articoli che avevano mezzo milione di visualizzazioni in Italia, all'estero, conferenze ovunque, ho avuto confronti con interi istituti teologici, con docenti, decani, esperti di ebraico, aramaico, ugaritico, con professori, sacerdoti dell'Arrinzianum, ma con tutti, mi hanno tolto tutto da YouTube, mi hanno oscurato completamente tutto quel lavoro che avevo fatto precedentemente, e non improvvisamente non ci ha chiamato più nessuno dopo che scoprì l'identità della madre di Gesù in Maria Boeto, terza moglie del re Erode il Grande. Perché attraverso gli studi dello storico Tito Flavio Giuseppe scoprì che la cara Maria, madre di Gesù, ebbe una relazione di adulterio con Giuseppe, cugino del re Erode, con la pancia che gli cresceva, fecero venire un veleno dall'Egitto insieme al primo figlio di Erode il Grande, Antipatro, per uccidere il re scoprì questa cospirazione. Maria, Giuseppe e Gesù furono costretti a fuggire in Egitto, da dove avevano fatto venire quel veleno. Portai tutte le prove documentali di quello che sto dicendo attraverso proprio poi tutte le figure evangeliche che abbiamo dimostrato essere tutti parenti di quella Maria Boeto, quindi Nicodemo, Giovanni Battista, Giuseppe d'Arimatea, eccetera, eccetera. Ragazzi, lì saltava il cristianesimo. E vedete questo libro, Il Re dei Re, appena uscito? Beh, il potere attuale che ci domina nasce proprio da questi personaggi. Qui potete leggere il caro San Pietro che mise al potere. Fai prima a dircelo tu, perché risulta difficoltoso. Fece vescovo in Francia Orsini, della famiglia Orsini. Aristobulo, vescovo in Inghilterra. Abbiamo fatto lo studio su come poi questi personaggi si imparenteranno con altri personaggi che diventeranno i famosi banchieri dell'aristocrazia nera e si sostituirono al potere dell'impero romano, decretandone poi la fine, rompendolo dall'interno, e siamo sotto dittatura di questi personaggi. Quindi quella scoperta metteva poi a nudo il vero potere che sta cercando di costruire questo nuovo ordine mondiale in tutto il pianeta, un potere che si nasconde dietro il Vaticano attraverso questi personaggi che da 2000 anni sono arrivati fino a noi, e far cadere il cristianesimo e il Vaticano, raccontare quelle verità scomode, voleva dire la fine di un sistema di dittatura millenario, dove attraverso le religioni e l'usura hanno sottomesso
i popoli dell'intera umanità, facendoli poi scontrare, facendo versare il loro sangue per le loro guerre di potere, e tutto questo sarebbe caduto. Quindi era ovvio che ci saremmo trovati davanti a questo muro di gomma dove le nostre scoperte storiche non potevano essere diffuse. Però che cosa è successo? Che molte persone della massoneria, che parecchio sanno, hanno iniziato a valutare queste scoperte e si sono accorti che avevamo fatto centro. E io ho detto: attenzione, perché voi state tradendo il vostro giuramento, che è stato un giuramento ai grandi costruttori, noi siamo discendenti dei grandi costruttori, qui stanno l'intera Europa, pro gruppo R1B, stanno mettendo sotto dittatura l'intera Europa attraverso questa bella invasione programmata attraverso la moneta debito che questi personaggi creano dal nulla per indebitare tutti gli stati e quindi i popoli a cui hanno tolto la sovranità monetaria, e quindi state tradendo il vostro giuramento e precludendo il nostro presente e il futuro dei nostri figli. Ma anche perché la cosa più importante di queste scoperte qual è stata? Il fatto che i cari signori Rothschild appartenevano alla Pro Gruppo J, J2 nello specifico. Bene, la Pro Gruppo J, sapete chi erano? Erano gli allevatori di capre e agricoltori che seguivano i grandi costruttori. E questi personaggi, da nostri garzoni, noi siamo diventati servi dei nostri ex garzoni grazie al tradimento proprio di questi massoni. E questo li ha messi in grave imbarazzo e in crisi, perché ho dimostrato che stanno tradendo il popolo dei grandi costruttori. E qui proprio nel Lazio abbiamo le piramidi, le scritture, le asce Kurgan, tutto. Io ho portato prove, ragazzi, che noi siamo discendenti, il popolo italico, prima ancora del popolo ebreo di Israele, siamo discendenti proprio dei grandi costruttori. Ovviamente questo ha creato grave imbarazzo e molte persone ci stanno sostenendo proprio perché hanno capito, uno, ha verificato la validità delle nostre scoperte storiche, il sottoscritto è disposto a fare che confronti pubblici con chiunque, sono gli altri che scappano davanti al sottoscritto, due, perché ragazzi facciamo finta che non porta a niente. Nella storia o si portano documentazioni, quindi comparazioni tra i vari testi, con supporti archeologici, etimologici, aprogruppi, eccetera, o non si arriva a niente. E quando tutte quelle prove vanno a incastrarsi l'una con l'altra, allora lì non ne escono più. L'unica cosa che possono fare è la congiura del silenzio. Io sono entrato nei gruppi di egittologia e li ho messi in grave imbarazzo. Mi arrivavano i mi piace e io gli ho detto, dico, guardate che ragazzi, non è che mi mettete i mi piace, qui è caduta l'egittologia ufficiale con queste scoperte storiche, quando parlai di Mosè, di tutto quello che è successo, non potete limitarvi a mettermi mi piace e poi non darci spazio di pubblico. Perché qui cade la storia dei Sumeri, cade la storia ufficiale dell'egittologia, non è... allora... o ci date spazio divulgativo o computate le nostre scoperte storiche, ma quando questo non viene fatto e si continua a fare congiura del silenzio, allora i conti non tornano più. È ovvio che poi le persone cominciano a fare ma 2 più 2 è 4, perché sono sempre di più le persone che stanno leggendo, compresi tanti professori, i nostri libri, e che hanno capito che abbiamo fatto per la prima volta a centro. Ma qui, ragazzi, cadono tutte e tre le religioni, cade un sistema di dittatura millenario, ovviamente ci stiamo scontrando proprio con i vertici del potere millenario. Ecco perché è difficilissimo portare avanti, cercano di farci cadere nel dimenticatoio. Ormai i libri sono usciti, quindi neanche ci possono far più fuori, cioè amplificherebbero ancora di più la portata delle nostre scoperte, per proprietà. Però, come vedi, io invece lo spazio divulgativo te l'ho dato anche volentieri. Io mi ringrazio tantissimo, ragazzi, perché sono pochissime le persone che hanno le palle per chiamarci e farci parlare di queste scoperte.
perché secondo me è anche un discorso di coerenza. Quando ci si approccia a qualcosa di alternativo, bisogna dare spazio, perché tutto quello che può essere stato raccontato oggi, tutto in parte, una minima parte, una grande parte, può essere utile a qualcun altro per stimolarlo ad approcciare altri studi. Perché se tante persone approcciassero e dedicassero tutto il tempo che avete dedicato anche voi a nuovi studi, a nuove teorie, a intrecciare i fili, a unire i puntini, ecco, si farebbe senz'altro molto molto prima. Ma io ribadisco, se esiste una versione ufficiale, un po' nel predicare bene dobbiamo anche così parlare anche a chi magari ha la volontà e ha avuto un po' l'illuminazione nel capire che qualcosa non torna, nel confrontarsi, quindi come dicevi anche tu, quindi un sereno confronto. Poi uno può anche alzarsi e finire con il confronto rimanendo delle proprie idee, però intanto quel confronto stesso può essere stato un aiuto, e nel ripetere quelli che sono le proprie teorie, i propri studi, in realtà fa bene anche a chi le ripete, perché raccontandole agli altri le ricorda anche a se stesso, può unire altri puntini. Quindi io sono del tuo parere, bisognerebbe fare più confronti pubblici, perché se no è un po' il dogma del pastore che esce dalla finestra e rientra dalla porta. Quindi seguire fedelmente la versione ufficiale equivale a seguire fedelmente solo una teoria dell'informazione alternativa. Bisogna conoscerle un po' tutte, poi uno può fare le sue valutazioni, può seguirne una per un periodo, magari poi per un attimo ci si stacca, va a seguirne un'altra, poi ritorna. Insomma, ognuno deve vedere diverse scuole di pensiero, perché se no, se tutti la pensano allo stesso modo, nessuno sta pensando. Ecco, questa può essere la mia chiusa di questa puntata. Io ti ringrazio. Che l'informazione è controllata da questi personaggi, ma anche su internet la maggioranza dei gruppi c'è dietro la massoneria, e quindi sono poche le persone che hanno le mani libere e che danno spazio divulgativo a chi fa cadere poi la loro disinformazione, perché poi tutta la paleoastronautica è una disinformazione che è avvenuta dopo la Seconda Guerra Mondiale per colpire il fatto che avevano rubato gli UFO nazisti questa tecnologia avanzata, che è avanzata ma ancora in fase embrionale, che poi hanno portato avanti in maniera occulta attraverso il Majestic 12, tanto che primo UFO crash quando c'è stato nel 47 a Roswell. Bene, vogliamo dire che quei dischi volanti poi da cupola si sono evoluti sulla Terra e sono diventati a forma triangolare, o che venivano da altri sistemi stellari addirittura, arrivavano qui sulla Terra e poi facevano crash? Ma di che cosa stiamo parlando? Qui tutta l'informazione è controllata da questi personaggi, che poi hanno cercato di trasformare questi dei in alieni per far cadere le persone dalla padella alla brace, dandogli un tocco di pseudo scientificità attraverso una disinformazione, perché le persone non possono conoscere sumero, egittologia, ebraico, questo, quello, quell'altro, e quindi non hanno gli strumenti per capire quello che sta succedendo. Ma io vi faccio l'ultimo esempio e chiudo. Quando sono entrato nei siti di egittologia, perché ho dimostrato che Giuseppe, che diventerà il patriarca biblico, figlio di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Tutmosi IV, terzo, e di Sara, sorella di Abramo, prese il potere uccidendo il faraone Tutmosi IV, esterminando tutta la sua famiglia, le sue due mogli, le grandi spose reali Nefertari e Yaret. Mutemuia era la sorella di Giuseppe, figli di Artatama, il re di Mitanni. E quando ho chiesto agli egittologi, scusate, come ha fatto Mutemuia, la madre di Amenofi III, del faraone Amenofi III, che hanno fatto nascere da Tot, a diventare regina, quando dovevano diventare regine o Nefertari o Yaret, che erano le due grandi spose reali del faraone Tutmosi IV? Nessuno mi risponde, mi arrivano i mi piace, lì stiamo parlando di prove che sono storiche, inconfutabili, a cui non possono rispondere, perché verrebbe fuori tutta la cospirazione che fecero i patriarchi biblici poi per far fuori i faraoni e prendere il potere
Questo è avvenuto dalla battaglia di Megiddo in poi, ma apriamo un altro capitolo, un'altra parentesi storica enorme che hanno completamente censurato per non far capire che cosa è successo. Beh, chiudo qui, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo del vostro spazio divulgativo che ci avete dato e quindi dimostrando che esistono ancora canali liberi di informazione. E il mio augurio è che le persone possano leggere e verificare con i loro occhi tutte le nostre scoperte storiche. Qui ci sono non so quante pagine e pagine di bibliografia su questi libri. Il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro immenso, non facciamolo cadere nel dimenticatoio, ragazzi. Valutate queste scoperte storiche, perché se vengono comprovate ci troviamo davanti alle più grandi scoperte storiche di tutti i tempi, che danno soluzione a tutto in un attimo, altro che la terra che gira intorno al sole, la rivoluzione copernicana che ci fu in quel periodo. Qui cadono tutte le religioni, cade un sistema di potere millenario, per cui è importantissimo che le persone verifichino queste scoperte e che chiedano confronti, che vengano fatti confronti pubblici, che vengano o confutate o avallate queste scoperte. Non se ne esce, ma non possono cadere nel dimenticatoio così. Beh, io ti ringrazio, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ricordatevi di cercare Facciamo Finta Che su Instagram, Facebook, il gruppo Telegram, tutti i messaggi, e anche queste puntate nascono proprio dalle vostre domande, dal vostro desiderio di dare spazio anche a più versioni, dai vostri dubbi. Quindi siamo veramente aperti a tutti gli spunti possibili immaginabili, e avremo modo anche di riapprofondire, rivederci anche con te con calma. Quindi un abbraccio, grazie per averci scelto anche per questa puntata. Ricordatevi di seguire anche tutte le prossime e soprattutto anche le scorse, sono divise in playlist per argomenti, insomma trovate la qualunque. Un abbraccio a tutti coloro che ci hanno seguito, Hare Krishna, appuntamento, alla prossima.